Nel vivo della gara abbiamo ascoltato un magistrato, adesso sentiamo che aria tira tra gli avvocati. Ah, tira una buona aria, siamo molto carichi, ci stiamo preparando, ci siamo impegnati e contiamo di vincere. Quanti siete in squadra? In squadra siamo 5, se non erro, sì, siamo 5, ognuno ovviamente con una pietanza. Ma avete fatto le prove generali? Le abbiamo fatte in maniera un po' anomala, diciamo, ognuno per proprio conto, ma un po' le abbiamo fatte. Sì, ma poi sa, l'avvocato improvvisa, se no non sarebbe un avvocato. Senta, avvocato, poi la lascio naturalmente ai suoi impegni gastronomici e culinari. Il cibo di per sé è un elemento aggregante, non solo durante la gara, ma proprio anche a tavola. Per questo ben sposiamo stasera due elementi fondamentali. Quello di dire no alla violenza contro le donne e dall'altra parte aiutare le famiglie dei bambini affetti da fibrosi cessica. Un suo pensiero su questi due valori che stasera andremo a portare avanti? Ma guardi, il mio pensiero non può essere che ovviamente di assoluta solidarietà alle donne che subiscono violenza e glielo dice chi si occupa proprio peraltro di questa materia, cioè dei risarcimenti in favore di chi subisce reati violenti. E altrettanto ovviamente per purtroppo chi soffre di malattie gravi, dove sappiamo che in Italia ahimè c'è molto bisogno, c'è carenza di aiuto e di assistenza, quindi ben vengano le associazioni che danno un supporto valido e quindi ben felice di essere qui, di poter dare un piccolo modesto contributo insieme ai miei colleghi a questa iniziativa veramente lodevole. Avvocato, la ringrazio e la lascio ai Fornelli. Grazie.